Ah, che meraviglia poter essere qui oggi con voi, a condividere questo momento. Come vi sarete accorti, il gameplay sul Pokémon Oro è stato interrotto praticamente un anno fa. Ma oggi giocheremo a un gioco che non solo è meglio di Pokémon Oro, ma è anche il miglior gioco Pokémon di sempre. Se già Pokémon Oro era riuscito nella sua perfezione, Pokémon HeartGold e SoulSilver, sono semplicemente giochi fatti con il cuore e con l'anima. E scommetto che ci daranno molto, molto piacere. Come vedete, questi giochi sono i remake dei famosissimi Oro e Argento, usciti ormai nel lontano 99, se non erro. E ne potenziano semplicemente le caratteristiche, aggiungono anche varie funzioni, diciamo, aumentano ancora, se è possibile dire così, la perfezione di tale gioco. E come vedete, mi sono anche aggiornato perché in alto a destra potrete vedere la mia bella faccia, la mia immagine, mentre giochiamo, per dare un tocco ancora più coinvolgente a tu per tu. E per me, tra l'altro, è una grande comodità perché posso registrare audio, video con la telecamera e non perderò neanche tempo a montare questi video semplicemente perché non ho tempo, primo, non ho voglia, secondo, e voglio che siano il più spontanei possibile. E quindi direi che abbiamo parlato già troppo e possiamo iniziare il gioco. No, tralasciamo i consigli che li abbiamo visti già un'infinità di volte. Tra l'altro, prima cosa che farò sarà velocizzare la scritta. Ma cos'è? Già così tardi? Oh no, ho dormito troppo. È molto che aspetti. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono il professor Oak. Ma ormai sono meglio conosciuto come il professor Pokémon. A proposito, questa è la tua prima avventura. Ci avrò giocato 100 volte a Pokémon. Ti insegnerò tante cose su questo splendido mondo. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Ma va. Ah, questo è un gioco fantastico. Noi umani viviamo al fianco dei Pokémon e sono nostri amici fedeli. A volte i Pokémon sono compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. Avanti. Direi di saltare il solito discorso del prof Oak. Scusate se ci sarà qualche problema magari di audio, è il primo video che registro con questo nuovo setup. E beh, direi che noi siamo dei maschi, no? E il professor Oak, come al solito, è cieco e non vede che il sesso, il nostro sesso. Allora, sei un ragazzo? Eh sì. Come ti chiami? Andiamo sul classico, anzi. Divano. Dai, divano. Stavolta mi chiamerò Divano. Nome comune come tutti gli altri. Start. Sì, fine. Ti chiami Divano, giusto? Nel corso del viaggio incontrerai molte persone Pokémon, di sicuro farai tante scoperte. Tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon.
Ah. Oh, ecco nostra madre. Finalmente sei sceso. Fino a poco fa c'era qui la tua amica Cetra. Sì, è un'aggiunta questa dell'amica poi, più che rivale. Il laboratorio del professor Elm è proprio qui accanto. Non stai dimenticando niente prima di uscire. Ok, questa è la tua scheda allenatore. Va bene. Beh, allora io direi subito. Di modificare le opzioni e mettere la velocità testa massima. Le scene di lotta sì. Cornice, vabbè, mettiamo questa. Ok. Perfetto. E questa è la nuova, diciamo, Borgo Foglianova, rivisitata appunto per l'occasione dei remake di Oro Argento. E questa è la nostra nuova amica, Cetra. Allora, qui noi abbiamo il solito nostro rivale, che ci tira un calcio, che sta spiando il laboratorio del professor Elm. Ed eccoci qua col nostro prof. Ti aspettavo, sei al corrente delle mie ricerche. Giusto, ci ricorda una cosa il professor Elm. Che una cosa fantastica di questi giochi, praticamente che io ho sempre adorato, è il fatto di poter tirare fuori ogni Pokémon dalla ball, no? E portarlo a spasso, una cosa meravigliosa secondo me. Ho ricevuto un messaggio. È la scelta degli starter. Allora, con questa nuova bella grafica abbiamo Chikorita, Pokémon di tipo erba, Cyndaquil, Pokémon di tipo fuoco, e Totodile. Allora, nello scorso gameplay, che poi è finito, diciamo nemmeno a metà, avevo scelto Totodile, perché era stato il mio primo Pokémon in assoluto, il mio primo starter. Però oggi scelgo Cyndaquil, perché in questo gioco è veramente veramente forte. Ovviamente non staremo qui a guardare le nature che sono state introdotte comunque nella quarta generazione, quindi anche con i remake appunto di Oro Argento, perché noi dobbiamo semplicemente giocare, non è un gioco competitivo quello che dobbiamo fare. Vuoi prendere questo Pokémon? Sì. Ed eccolo il nostro Cyndaquil, che bello, guardate. No, non do nessun soprannome ai Pokémon di solito. Non è fantastico portare a spasso il nostro Pokémon? Ok. Allora, noi dobbiamo andare, come ci dice lui, da Mr. Pokémon per l'uovo. Ok, ci dà una pozione sempre utile all'inizio del gioco.
sì. Abbiamo un bug. Sperando che... schermo nero. Va bene, dai. Scusate l'inconveniente, è che questi giochi, purtroppo, ogni tanto hanno un bug. Il primo di questi è proprio all'uscita del laboratorio del professor Helm, purtroppo. Questo non me lo ricordavo. Ma... basta salvare. Molto spesso e... caso dovesse capitare, ripartire da lì. È quello che farò io, ragazzi. E quindi scusate per questa prima puntata, però i bug sono sempre dietro l'angolo. Ciao e alla prossima puntata di Pokémon Soul Silver.